diritti li rivendica e basta. Amo coloro che i diritti se li conquistano. Noi femminucce, da tempo lontano, crediamo a questa cosa, che i diritti non vengono regalati. I diritti si conquistano e si difendono ogni giorno. Le libertà si conquistano e si difendono ogni giorno. Facendo la propria parte, prendendosi la propria parte, il proprio spazio, che è fatto di diritti, poteri e responsabilità. I cittadini italiani ne hanno molte, ne esercitano poche. Non va bene. Perché altrimenti questo livello di corruzione non vi sarebbe. Io dico, guardo la vostra professoressa che mi ha fatto questa materia perché ci stiamo capendo, anche lui, siete simili. E ci capiamo, perché io parlo sempre del principio dell'impenetrabilità dei corpi, ma che cosa c'entra? Ma c'entra che su un terreno, qua, se ci sono io, uno per passare dove sono io, mi deve fare spostare, mi deve buttare a terra, non lo so, lei che passa così, indisturbato. Se io non ci sono, alla strada, completamente a disposizione. Allora, ogni tanto i nostri corpi, come si suol dire, le nostre persone, le dobbiamo pur mettere, le dobbiamo pur far vedere. Perché altrimenti che cos'è questo Stato? Che cos'è questa amministrazione? Uno Stato anonimo? Un'amministrazione anonima, senza volti? Dice, poi fanno le fotografie. E ci sono i vostri volti. E devono avere il titolo di legittimità per metterci i vostri volti. I volti, il volto ce lo mette la faccia, ce la mette ognuno. Nella vita dello Stato, nella vita della comunità, nella lotta contro la corruzione, nella lotta contro la mafia. Ognuno ci mette la sua faccia. Sapete che c'è? Buono. Buono. È buono, non è male. Faccio un passo ulteriore. Dice, ma non sta parlando dell'anticorruzione. Io penso di sì. Però poi stringiamo ancora di più. Facciamo dei passi che ci avvicinano nella concretezza. Qual è il rischio che noi corriamo in questo momento, in questo tempo, e quindi che in particolare correte voi come generazioni che nascete in questo tempo e in questo contesto? Questa che definiamo la cosiddetta società della conoscenza, delle conoscenze, no? Che è una bella cosa. E quindi io trovo che sia una bella cosa che con le regole sulla trasparenza anche l'amministrazione e lo Stato si offrono a noi e a voi come oggetto della conoscenza. Una società della conoscenza vuole cittadini che siano consapevoli, no? Di avere un diritto, che è il diritto a conoscere, il diritto a sapere, il diritto alla conoscenza. Società della conoscenza senza diritto alla conoscenza non è società della conoscenza. Qual è il rischio? Che una società della conoscenza senza consapevolezza del diritto alla conoscenza da parte dei cittadini fa sì che chi detiene il potere delle informazioni, no? Google, piuttosto che non so, no, ma ci sono i grandi guru che tengono, hanno accumulato, continuano ad accumulare dati, informazioni, conoscenze. Se noi non ci sentiamo come cittadini titolari di diritto al sapere e alla conoscenza, al nostro sapere, alla nostra conoscenza, cioè a quel sapere, a quella conoscenza che noi riteniamo utile per noi, qual è il rischio? Che ci cade sulla testa, non è che è un rischio, è ciò che sta.
sta accadendo. Ci cade nella testa il buono col cattivo. Una montagna di informazioni e di conoscenze in cui ci sono cose orrende, come si suol dire, e cose molto importanti, molto utili. Il diritto alla conoscenza è il diritto anche quindi a scegliere, a selezionare, ad usare bene questo che è un potere enorme veicolato dalle nuove tecnologie. Ieri quando c'era la sola carta era un potere sempre forte, quello della conoscenza, ma oggi veicolato, supportato dalle nuove tecnologie, è un potere fortissimo che però rischia di sfuggirci dalle mani. Cioè essere cittadini noi, vuole Bruscoli, che noi non sapevamo manco di avere, non sapevamo neanche di dover allenare. Non so se mi spiego. Come si usano questi strumenti che costituiscono la cosiddetta società della conoscenza? Come si usano? Quale potere esercitiamo noi su questi strumenti? Quale libertà, quale responsabilità chiediamo ai nostri genitori, ai nostri insegnanti di aiutarci, di educarci all'uso di questi strumenti? In questo orizzonte, sapere che noi oggi, anche attraverso la legge che ci porta a stare riuniti qua ancora per un pochino, siamo dotati di due diritti. Diritto alla conoscenza, diritto alla partecipazione. Ci vengono riconosciuti questi come diritti fondamentali delle nostre persone. Noi siamo titolati, questa legge sulla trasparenza e questa legge contro la corruzione, questa operazione anche sotto il profilo giuridico istituzionale compie, dice i cittadini non hanno soltanto il diritto a conoscere, che è un diritto che si soddisfa attraverso il dovere dell'amministrazione ad informare, no? Io ti trasferisco le informazioni che tu hai il diritto di prendere, diritto alla conoscenza. Ma l'amministrazione che viene fuori a partire dal 2012 ad oggi, attraverso il codice, cosiddetto codice della trasparenza, è invece un'amministrazione che sancisce il nostro diritto non soltanto a sapere e conoscere, quindi alla conoscenza, ma il nostro diritto a partecipare. È come se la conoscenza, la possibilità di accesso alle informazioni, il diritto di accedere facilmente alle informazioni, anche quelle che riguardano la nostra amministrazione, questo diritto nuovo che ci viene riconosciuto, a cui corrisponde un dovere dell'amministrazione, darci nelle mani degli strumenti, lo diceva poco fa il rappresentante dell'associazione che dà luogo a questa nostra riunione, tu non mi devi mettere solo un sito a disposizione in cui metti le informazioni che mi sono indispensabili, ma lo devi fare in modo che io ci trovi tutte le informazioni che mi servono, ma che sia per me facilmente accessibile, consultabile, non solo tutti i siti pubblici e così. Ma perché questa conoscenza deve essere, questo diritto alla conoscenza deve essere un diritto ricco, esercitabile in modo facile, facilmente accessibile? Perché a me serve per partecipare la trasparenza, la funzione partecipativa. Io amministrazione ho l'obbligo di rendermi trasparente perché riconosco il tuo diritto non solo a sapere ma anche a mettere lingua in ciò che io faccio, a partecipare all'azione amministrativa. Il modello di amministrazione che viene fuori da questa normativa è un modello bellissimo dal mio punto di vista. Un grande studioso, mio grande amico, che è il professore Gregorio Arena, che insegna a Trento un anno e che ora si occupa proprio soltanto di queste materie di cui vi sto parlando, e che è uno che ha fatto tutta la battaglia per arrivare alle normative che oggi abbiamo, da anni parla
di amministrazione condivisa. Questi furono i suoi primi approdi, e poi di amministrazione co-amministrata. Noi dobbiamo diventare soggetti attivi di amministrazione, ognuno si prende il suo pezzetto, se lo sceglie. Qual è il pezzetto d'amministrazione che mi interessa, al quale voglio prendere parte, che mi interessa migliorare, perché ne ho bisogno? Ho un fratello autistico, mi interessa prendere parte a quei servizi alla persona dedicati all'integrazione di chi è strutturato in un modo diverso da me e non voglio che si messa da parte. Mi prenderò cura di questo. Proverò a migliorare la mia amministrazione su questo punto. Mi interessa. Prendo parte. Se ci sono anch'io le cose andranno un po' meglio. Farò di tutto perché le cose vadano un po' meglio. Non mi rassegno. Non lascio che il destino mio, di mio fratello, sia solo nelle mani di qualcuno che non conosco. Ma se non ho un'amministrazione che mi mette in condizione, che mi apre le porte per la partecipazione, io non ce la posso fare. Ora ragazzi, per parlarci chiaro, perché qua prima che ci diciamo, io non sono Alice del Paese delle Meraviglie, giusto? Ne ho viste di cotte e di crude, mi hanno ammazzato questi maledetti mafiosi, un sacco di persone a cui ho voluto bene, io la Torre, Chinice, con quale ho lavorato, Falcone, io non sono Alice del Paese delle Meraviglie, per sopravvivere mi sono dovuto fare un velo sullo stomaco che non si può capire. E quindi vi devo dire la verità. Questa partita non è facile, si può vincere, ma si deve combattere, perché non me la regala nessuno, chiaro è? Perché se no ci diciamo delle grandi corbellerie. Quindi abbiamo una legislazione che ce lo consente, abbiamo una Costituzione dietro le spalle troppo stupenda, per dirla così, che con l'italiano un po' urta, ma per la Costituzione vale la pena di dirlo. Sì, ma se non cammina sulle nostre gambe, come diceva l'amico mio Falcone, non cammina. Chiaro? Quindi è una battaglia, una combatte. L'altro giorno mia nipote Adriana, che ha 14 anni, si chiama Adriana come me, è stupenda, vero? Ed è a compiere 15 a dicembre, è mia maestra in questo momento e a lei devo molto anche di come mi guardo negli occhi, no? Proprio sono i suoi occhi, il buio dei miei occhi, guardate. Mi diceva l'altro giorno, mi ha fatto una grande impressione, mi ha detto, nonna, sai, io avrei preferito nascere e vivere quando sei nata e vissuta tu. Mi ha detto, ma perché stai dicendo questo? Perché la vostra generazione ha combattuto per cose importanti. La vita vostra ha avuto sicuramente un significato. Noi corriamo il rischio di essere inutili, attaccati a questi telefonini, a dirci sciocchezze, a prenderci bene per cose che non esistono, a sentirci alla fine insicuri di tutto. E vi sto parlando di una che è una ragazza come voi, fantastica. Perché io ormai dagli occhi capisco se siete fantastici o no, giusto? E voi siete abbastanza fantastici, come lei, abbastanza fantastici. Infatti poi io mi ricordo tutti gli occhietti, non mi ricordo tutte le facce, quando faccio un incontro con lei, ma gli occhietti mi ricordo tutti. Allora, quando lei ha detto questa cosa, mi è venuto una specie di pugno nello stomaco. E mi è venuto proprio, non sapete quelle parole che tu non le pensi? Cioè, no, no, come vedete anche voi le cose per cui combattete, perché siete scimunite? Se non l'avete fatto, fatelo subito, subito. Dice, sai che c'è? Forse me ne vado alla comunità di Sant'Egidio, mi ha detto così, perché là fanno cose della fascia. Già ci aiuta a indovinare. Già siamo giusti. Beh, la strada la troviamo. Cioè, poi ognuno trova. Cioè, l'importante è che sappia, no? Che ha una partita da giocarsi. Allora io...
In questo momento, se dovessi scrivere quello che sono una cosiddetta, tutti i sciocchezzi, giusto? Per fortuna che io ci vedo come un po', esperta di diritto amministrativo. Allora, esperta di diritto amministrativo, scrivo un altro articolo, va bene, scrivo un articolo che si intitola così: l'amministrazione come bene comune. L'acqua è un bene comune, sono d'accordo. Tutto il suolo, tutto bene comune. L'amministrazione, sentite che vi dico io, è bene comune. Cominciamo ad occuparcene così, no? E cominciamo a lavorare perché abbia questa identità di bene comune. Facciamo in modo che divenga non un ostacolo nella nostra vita, non il luogo della burocrazia che ritarda, no? Le risposte ai nostri bisogni, ma che divenga una risorsa della nostra vita, cui attingere quando abbiamo bisogno, cui attingere per avere effettività di diritti. Il secondo grande valore di questa legge, allora, il primo è che è una legge volta a restituire e garantire il livello di integrità dell'amministrazione. Il secondo valore è che pensa che gli strumenti per restituire integrità all'amministrazione siano riconoscere e consentire effettivamente ai cittadini, nei propri confronti, di essa amministrazione, diritto di conoscenza, diritto di partecipazione. Secondo grande valore, vero? Terzo grande valore: conoscenza e partecipazione diffusa ed effettiva da parte dei cittadini è la risorsa da spendere, la principale risorsa da spendere per prevenire e sconfiggere fenomeni corruttivi. Non ce n'è un altro, non c'è la scorciatoia. Apro una parentesi, perché è giusto che voi sappiate, cioè anche piccole verità concrete, ma che significa? Adriana Lauri è venuta oggi qua, mi sta ascoltando la novella, benissimo. Però Adriana Laudani, avvocato, ha comunque delle competenze per cui lo può fare senza fare il danno. Adriana Laudani da alcuni anni, per scelta della regione, io non so neanche come siano arrivati a me, non l'ho mai saputo né non l'ho mai voluto sapere, se non ci venivo proprio, da molti anni mi chiede di, da quando è stata approvata questa normativa sulla trasparenza dal 2012-2013, mi chiede che io metta a disposizione un po' delle mie competenze perché questa normativa sull'anticorruzione si diffonda, divenga cultura e pratica dell'amministrazione regionale. Se noi siamo qua è perché nell'ambito di questo. Quindi ormai io da molti anni, e lo farò anche oggi pomeriggio quando mi lascio, e lasciandomi sarò ancora più motivata a farlo al massimo delle mie capacità, io me ne torno alla regione oggi pomeriggio ad Ancona e ho oggi pomeriggio 10 cristiani, 10 persone, 10 dirigenti o dirigenti della regione con i quali stiamo facendo dei percorsi belli. In un'amministrazione cosa si fa? No? Si fa amministrazione, si svolgono procedimenti amministrativi, no? Allora, se io oggi sono qua a parlare con voi che siete cittadini, siamo cittadini, giusto? Siamo quello pezzo di amministrazione, di bene comune, noi siamo un pezzo del bene comune. Io lavoro con tutti e due i pezzi di questo bene comune per far sì che questo bene sia veramente comune. Allora, con loro che cosa facciamo? Siccome i fatti valgono un po' di più delle parole, i comportamenti lasciano tracce, i comportamenti, i gesti che compiamo lasciano tracce più forti delle parole, anche le parole contano, eh? Però i gesti, i comportamenti cambiano la realtà. Allora
professionisti della pubblica amministrazione, dipendenti della pubblica, una procedura, una di quelle procedure che consideriamo a più alto rischio di corruzione, perché per esempio è un appalto, perché per esempio è la concessione di contributi, perché per esempio è un pubblico concorso, perché per esempio è l'assegnazione di un incarico a una come me. Prendiamo queste procedure e proviamo a migliorarle, a rivoltarle, prima a conoscerle, con un occhio critico. Occhio critico. Ricordatevi questa parola, occhio critico. È quello che dobbiamo avere noi, non ci bastano gli occhi. Dobbiamo avere occhi intelligenti, che capiscono ciò che vedono. Allora noi con questi professionisti della pubblica amministrazione, con questi dipendenti della pubblica amministrazione, cosa facciamo? Prendiamo quella procedura che loro sono abituati a lavorare ogni giorno rutinariamente, la prendiamo, la raccontiamo e la guardiamo con gli occhi di quel cittadino che si preoccupa che quella procedura giunga a buon fine, rapidamente e senza deviazioni, perché la corruzione è una deviazione, no? Nell'uso del potere pubblico. Cos'è la corruzione? È un gesto, è un'azione attraverso la quale, per esempio, io violo il principio di uguaglianza. Ci sono tanti concorrenti a questo appalto, io faccio in modo che quell'appalto se la giudichi uno, non perché è il più bravo o perché fa la migliore offerta, ma perché è amico mio. Danneggio il diritto alla partecipazione egualitaria, alla par condicio, si chiama, di tutti gli altri concorrenti. Non consente all'amministrazione di vedere chi offre il servizio migliore. No? Aiuto il mio amico. Allora, noi riguardiamo queste procedure provando a capire quali sono i rischi? Quali sono le falle che consentono a fenomeni distorsivi, corruttivi, di infilarsi? E proviamo a chiudere questi buchi. È un lavoro fantastico. Fantastico. Perché individuiamo dei miglioramenti al nostro modo di lavorare, al nostro modo di procedere, che vanno a sicuro vantaggio dei cittadini, ma che rendono anche più degna l'amministrazione. No? Allora vedete, in questo io riconosco una intelligenza e un valore che voglio nominare alla vostra istituzione regionale. Perché l'idea di curare con lo stesso farmaco, il dentro e il fuori, i due soggetti di questa amministrazione, che sono l'amministrazione in quanto tale e i cittadini, l'idea di somministrare la stessa medicina, come si suol dire, lo stesso principio attivo, ecco, principio attivo mi piace, lo usano gli omeopati, lo stesso principio attivo, ai cittadini e a chi lavora dentro l'amministrazione è buono, perché dobbiamo diffondere la medesima cultura, perché dobbiamo diffondere i medesimi valori, ma perché dobbiamo produrre anche comportamenti simili. Allora, quando noi ci troviamo di fronte, quando lavoriamo dentro la regione, ci troviamo di fronte a delle cose complicate, critiche, a dei dubbi che facciamo fatica a risolvere, a sciogliere, da che punto, da qua o da là, così colì. Io ho dentro di me, è come, ragazzi, mi sono rotto questo polso, quindi mi fa un male della Madonna e tengo il coso, dopo un po' non lo posso tenere più, non mi impressionate, non è che ce l'ho sempre così, quando guarirò non l'avrò più, la mano morta, le chiamo io. Ah, quindi faccio dei movimenti un po' strani, perché mi si blocca ancora. Allora, quando io mi trovo nell'impasse, ci sono, dice, ma che strada prendiamo? Io gli dico, guardate, per non sbagliare, sapete che facciamo? Usciamo dalla logica dell'amministrazione e mettiamoci nei panni del cittadino. Un cittadino, cosa penserebbe? Cosa desidererebbe? Cosa sogna nella sua vita di fronte alle complicazioni
che noi continuamente gli proponiamo, no? Quello è il giusto punto di vista. Ma io a voi dico, è il giusto punto di vista a condizione che i cittadini vogliano essere cittadini e cittadini e non i cittadini furbi, come spesso accade nella mia terra, no? Che se tu scegli alla regola che in qualche modo, no, protegge tutti allo stesso modo, invece l'assenza della regola, perché poi chi è più forte, chi è più furbo, chi è più ammanigliato, come diciamo noi, arriva prima, allora il giochino non può funzionare mai. Questo è un po' il quadro. Non ci sono scorciatoie. È un quadro che può vivere se tutti i soggetti coinvolti, quindi amministrazione da un lato e cittadini dall'altro, si mettono un po' in discussione e provano a fare meglio di ieri la propria parte. Anche qua, io non è che dico che dobbiamo fare fuochi d'artificio, cosa meravigliosa, miracolo. Un po' meglio ciascuno la propria parte. Sentirsi un po' più responsabili della cosa comune. Non dirsi una bugia, che tanto le cose continuano ad andare in ogni caso come devono andare. Ma chi ha detto questa sciocchezza? Chi non mi vuole avere tra i piedi? Chi non mi vuole avere tra i piedi come persone libere e responsabili diffonde la cultura della passività, no? Di questa sorta di destino immutabile. Tanto le cose continuano ad andare come sono sempre andate, come chi lo dice? E allora io che ci sto a fare? Allora io che cosa so? Uno straccio per lavare il pavimento? Cosa so? Sono una donna, sono un uomo. Libero, consapevole, responsabile, che ho diritto, come qualcuno ha detto prima di me, a costruire un pezzetto del proprio futuro, senza, no, condizionamento, figurarsi, sono, oppure sono già un essere giocato, mi avete giocato, io ragazzi non lo faccio giocare da nessuno, cioè io la pelle la vendo cara, la pelle della mia libertà, della mia autonomia, dei miei diritti, e di quelli come me, ma voi state scherzando. Perché poi sapete, è tutto in discesa, no? E allora tutto è consentito. Nella classe il prepotente che disturba il più debole, ci bullo, levatevi questo nome, non c'è il bullismo. I bulli quando io ero ragazza erano questi uomini simpatici, conquistatori, questi sono semplicemente dei vigliacchi infami, come dicono a Napoli, della gente che siccome non ha forza, se la prende col più debole. Per me, che cosa so? Della gente che manco li voglio vedere io, sulla faccia della terra. Cioè, appena li vedo li riconosco, per quanto sono inutili e dannosi. Bulli, bulli, bulli. E però non è possibile, non so qualcuno che glielo faccia capire, che non lo ritiene più bello, più forte e più importante degli altri, ci vorrà o no? Oppure voltiamo la testa, no? C'è il cretino, c'è il bullo in classe. E la mia classe c'è il cretino, c'è il bullo. Se non ci sono io, perché se ci sono io e i miei compagni, sai che c'è? A te ti passa il piacere di fare il bullo, forse capisci che è una cosa cretina fare il bullo. Non siete condannati ad avere il bullo di turno della classe. Dipende da voi se ve lo tenete. Oppure se lo aiutate a non essere cretino e fate due cose buone contemporaneamente. Vale per tutto.
Allora, ditemi che ne sono, che sempre per il braccio non posso dire. Ora io, che cos'è che penso? Penso che già io parole non per te senso, già che mi fanno disturbo, fare l'orecchio, liberamente, con la stessa... Non vi ho dato tante notizie tecniche, no? Chiedetemi voi. Io la legge la conosco bene bene, se volete notizie anche sulla legge ve le posso dire. Qualunque cosa mi passi per la mente, con la stessa semplicità con cui ci stiamo guardando negli occhi, ora cominciamo a provare a farlo questo scambio. Semplice. E che poi non dobbiamo fare fuochi d'artificio, semplice. Quindi, da questo momento questo microfono cammina, io lo tocco, faccio Maria De Filippi, che ascoltavo un microfono, sì, ma è diventato vecchio.